Cara amica, per fare il paesaggio invernale ho utilizzato una base che è una ciotola. Ti servirà anche la lana colorata, la lana bianca, in questo caso la lana a filo lungo. Come base per lavorare ti servirà una spugna. L'ovatta da riempimento, proprio così. All'interno della nostra semisfera mettiamo l'ovatta, così si risparmia un po' il materiale, cioè la lana. Inizia a strappare delle piccole ciocche dalla matassa di lana e mettere tutti in fila. I ciocchi devono essere quasi trasparenti. Forma una specie di base. Metti un po' in orizzontale, un po' in verticale, un po' in orizzontale, un po' in verticale. A croce. Così sarà più facile intrecciare poi i fili con l'ago da felting. Una specie di saccottino dobbiamo fare. Adesso prendo la misura. La mia pallina è ancora troppo piccola, quindi continuerò ad aggiungere ancora altra lana. Per questo, come primo strappo delle ciocche, le metto così a croce. E le aggiungo e faccio un'altra volta una specie di saccottino, la lana l'ovatta dentro e la lana all'esterno. L'ago che utilizzeremo, che ti consiglio di utilizzare, è l'ago medio. Di solito si vendono tre misure, altrimenti le misure per ogni produttore sono diverse, quindi è molto difficile dire qual è la misura giusta. Ma se prendiamo gli aghi base sono di tre misure, uno fino, piccolino, uno medio e uno grande anche molto più spesso. Ecco, quello medio si utilizza molto bene per infiltrire. Come hai visto, ho provato a utilizzare un attrezzetto. Si compra su internet, ma gli aghi dentro non so quali sono, sinceramente devo cambiarli ancora, erano proprio così, già con attrezzetto non mi sono piaciuti. Mi sono creata un mio attrezzetto composto da 5 aghi uniti da un elastico e mi ci trovo molto bene, ti consiglio di provarci. Ora, questo saccottino che ho creato lo lavoro da tutte le parti, quindi tu lo metti di fronte a te, lo metti sulla base che è la spugna e giri, giri di fronte a te e infiltrisci per bene tutta la parte superiore stiamo lavorando. Perché già da qui si vedrà bene che cosa. Dove manca, se bisogna aggiungere qualcos'altro. Infatti faccio la prova, falla anche tu. Aggiungo altra ovatta. Richiudo tutto. Richiudo, ecco, esatto, con un altro po' di lana. E la infiltrisco. Infiltrire significa intrecciare i fili, quindi noi ogni volta che mettiamo qualcosa, aggiungiamo qualcosa, lavorando con l'ago, infiltriamo come se incolliamo la lana allo strato precedente.
Questo lavoro ti impiegherà in circa 25-30 minuti per formare questa semisfera. La devi lavorare da tutte le parti fino a formare una semisfera omogenea. Mentre la lavori, l'oggetto diminuisce, diventa più piccolo. Quindi fai sempre le prove e vedi se c'è bisogno di aggiungere la lana da qualche parte. Non aver timore di aggiungere. Ho velocizzato un po' il video. Ma si capisce comunque molto bene come bisogna lavorare. L'ago va sempre perpendicolare dentro alla lana. Già adesso si vede bene la consistenza, che è molto più... non è duro, no? Però è... meno morbido. Ecco qua, prendo la misura, fallo anche tu con la tua base. Quindi metti questa semisfera dentro. Per lavorarci direttamente dentro, quando lavori sulla parte superiore. Continua a lavorare così fino a completamento dell'oggetto. Deve diventare una sfera schiacciata omogenea da tutte le parti. Ecco, questa è la consistenza. Altrimenti, quando andiamo poi a mettere degli altri oggetti sopra, per esempio gli alberelli o la casa, non si tengono. Ora appunto passiamo agli alberelli. Prendi due lane diverse, fil di ferro, uno un po' più spesso e uno più leggero, più morbido. Questo uno farà da tronco, un altro farà da rami. Quindi su quello più spesso, che sarà alto 7-10 cm, avvolge quello leggero, fil di ferro. E fissalo con un
con uno scotch al tronco principale. Dopo lo facciamo io questa parte perché non la faccio vedere. Adesso ti posso suggerire anche un altro metodo che è questo con scovolino. Questo scovolino si usa per pulire le pipe e si trova in tabaccheria. È molto versatile nel lavoro con la lana in quanto può fare da base a diversi oggetti. Quando fai un tronco, quando fai uno stelo del fiore, del fungo, la carcassa di un animale, molto molto versatile, la verità. Mi piace tantissimo, lo uso spesso. Avvolge intorno la lana color marrone, che sarà il tronchetto del nostro albero di Natale. E con fai molta attenzione con l'ago perché in un attimo si rompe se vai troppo forte sul fil di ferro. Quindi cerca di andare piano, così che l'ago scivola sul fil di ferro e praticamente infeltrisce solo la lana. Un pochino di attenzione e vedrai che ce la fai. Tieni bene. Ecco il tuo bastoncino e ogni tanto lavoralo con le mani. Usa il ditale se serve, per me è una cosa indispensabile, assolutamente necessaria per non farsi male in questo lavoro. Metti lo stelo in mezzo alle mani, così in mezzo alle dita, e piano piano, senza pungerti, senza far danni, lo lavori girandolo in mezzo alle dita. Così lavoralo da tutte le parti. Questo tipo di lavorazione è molto versatile e soprattutto si usa per lavorare gli spigoli, le parti sottili e così come in questo caso fare lo stelo del fiore, il tronco dell'albero. Ora accorcia lo scovolino fino alla misura desiderata, cioè all'altezza del tuo alberello. Ora passa all'albero. Qui, come ti dicevo, fissa il fil di ferro del ramo con uno scotch. E poi intorno arrotola, avvolge così intorno a ogni ramo la lana. La lana, sempre lo stesso procedimento, strappi dalla matassa qualche ciocca di lana e poi la rotola intorno a ogni rametto. Lei infiltrisce come nel caso precedente, uguale. Qui dovresti fare ancora più attenzione perché il filgiferro è ancora più duro. Quindi attenzione a non rompere l'ago, vai vicino, piano piano, il movimento deve essere leggero ma deciso. Bene.
Infeltrire di per sé significa intrecciare, quindi in questo modo noi intrecciamo il filo di lana con altro filo e di conseguenza creiamo una struttura. Dopo questa lavorazione il filo non scivola via dalla struttura sottostante. Cioè, da qui lo dovete tagliare con le forbici. Questa è una bellissima lavorazione. Si creano dei bellissimi oggetti, dai piccoli ai più grandi. In questo caso lo lavoriamo bene, bene tutto intorno, sotto, sopra, sui lati, creando questo nostro tronchettino. Ok, tronchetti sono pronti. Ora passiamo alla parte superiore dell'albero. Questo è l'albero di Natale, quindi iniziamo da sopra a rotolare la lana sul tronco. Sopra sarà più sottile, sotto sarà più ampia, proprio come un pino. Quindi sotto mettiamo un pochettino e poi a spirale mettiamo la lana più abbondante sotto. Fissiamo tutto con l'ago, come ho già detto, questo intreccia i fili e ferma la nostra base. Perché qui ancora dovremmo aggiungere un bel po' di lana per farlo diventare l'albero che vogliamo, perlomeno che voglio io. Deve avere la base più ampia, deve essere una specie di piramide. Quindi aggiungo la lana e la lavoro. Con la lana si può fare veramente quasi tutto. È un bellissimo materiale, molto versatile. Lo consiglio a tutti di provare a fare più cose e ti consiglio anche a te, cara mia amica, di fantasticare un pochino e di realizzare qualcos'altro oltre a questo progetto, magari qualche fiore, qualche ghianda, qualche fungo, qualche animale. Vedrai che ti darà grandissime soddisfazioni, veramente una bellissima, bellissima tecnica. È come una scultura praticamente. Dalle tue mani esce qualsiasi cosa, tutto ciò che vuoi. In queste giornate lunghe, invernale, è molto bello stare a casa e creare questi bei oggetti con le mani. Sto utilizzando adesso il mio attrezzetto magico a più aghi che infiltrisce molto molto bene. Lo lavoro l'albero da tutte le parti. Non avere fretta. Video è velocizzato, ma tu vai con calma e lavora l'albero da tutte le parti. Passa più e più volte da sotto sopra sopra sotto, non tralasciare niente. La punta deve essere lavorata bene, tutto quanto ha la sua importanza, fino a che
i fili non li vedi più praticamente. Non ci devono essere fili pendenti da nessuna parte. Bello consistente. Alberello. Bene. Passiamo all'albero. Cominciamo a crearli da chioma. In questo caso faremo tre palline. Quindi prendi la lana e sempre mettila a saccottino, cioè da fuori comincia a ripiegarla verso dentro per creare una specie di saccottino. Essendo oggetto molto piccolo, magari metti un ditale, i ditali, per proteggere le dita. Lavora la pallina da tutte le parti, girandola così su con le dita, destra e sinistra, per prendere tutta la superficie. Tutta la superficie va lavorata bene. Eccoci qua, una bella pallina, non dico solida perché non si usa nella lana, però consistente. Mischio un po' due lane per dare un po' di movimento all'albero. Se l'albero fosse estivo sarebbe ottimo perché così si vedrebbero tutti i colori, ma questo albero poi verrà innevato perché è un paesaggio invernale, quindi si vedrà molto poco questo abbinamento di colori. Non importa, io l'ho fatto lo stesso, se ti va a farlo anche tu, utilizza più colori verdi, mischiali, gialli, rossi, dipende da quello che hai, quello che hai in mente, come ti piace fare. Hai la pallina in mezzo alle mani, anche questo, come in cucina. Sì, una cuoca, anche qua. E piano piano infiltrisce, ecco qua, tutte le parti per bene. Sempre come prima, girala, girala, girala sulla base e lavoraci bene con gli aghi. Non c'è nessun trucco, c'è solo lavoro. Se tu usi un ago o più aghe, dipende solo da te, da come ti senti più a tuo agio. Per la terza pallina, per esempio, sto utilizzando ancora colore diverso. E anche qua. Piano piano gli sto dando la consistenza. Essendo oggetto molto piccolo, la lavorazione è sempre molto vicina alle dita, quindi all'inizio, ma anche no, perché basta una distrazione, le dita possono essere punte, quindi il consiglio di utilizzare
Editale è utile prenderlo in considerazione. Editale si trovano su internet tranquillamente in tutti i negozi di mercerie. I miei editali sono di silicone e quindi sono per esempio sul dito grande, non è che si trova la misura, invece questo si adatta non proprio perfettamente, però diciamo discretamente. Sull'indice va benissimo, sul dito grande leggermente stretto. Ciò non toglie che comunque protegge il dito e aiuta a non farsi male. Lavora la tua pallina, hai visto che anche qua ho voluto aggiungere un altro colore, quindi sei padrona assolutamente di fare come vuoi. Ora dobbiamo innevare la chioma dell'albero. Allora, per fare questo serve la lana bianca. Io, avendo la lana a filo lungo, la devo strappare fino a farla diventare fiocchi di neve, tipo. Se hai invece la lana a filo corto è molto meglio, in quanto non c'è bisogno di fare questo lavoro e viene molto più vaporosa. Ma non avendola, utilizzo quello che ho. E questa lana qua per fare la neve va strappata fino a farla diventare proprio piccoli piccoli filetti. Poi prendi una piccola dose, una piccola parte, e non arrivare praticamente fino alla metà della pallina, un po' sì, un po' no, ci metti un pochettino sopra e la infiltrisce. Lo stesso fai anche con le altre. Piccola quantità di lana. Distribuisce sulla parte superiore. Non esiste ancora la parte superiore. La fai diventare la parte superiore della pallina e la infiltrisce. In ogni caso la devi lavorare, non appoggiarla solamente. La devi infiltrire, deve diventare la stessa, un'unica struttura con la pallina. Non è che se la prendi con le dita la togli via, no. Qui si presume che tutto sta al suo posto, ma fisso. Per rifinire il bordo, prendi, ecco come qua, un po' di lana e fai una spirale con l'ago, come se il filo di lana si avvolge intorno all'ago e pungi e la metti dentro. È uno dei modi per togliere fili di lana che penzolano e rifinire il bordo. Qui ho deciso di accocciare un po' i rami. Bene. Prendi le piccole forbici e fai un pochettino all'interno, da sotto, di ogni pallina. Ora prendi la colla universale. A essiccazione rapida, io in questo caso uso Bostik, è marca Bostik e c'è proprio scritto colla universale presa rapida. E metti un po' di colla sulle punte dei rami.
In fila, ogni pallina sul suo ramo. Sai tu quale sceglie? Di solito l'occhio vuole la sua parte, quindi io ho la pallina centrale, l'ho fatta più grande, e sui lati palline più piccole. Esattamente così. Li infili sopra, fa la presa quasi subito la colla. Poi puoi posizionarli come vuoi, rametti, vedi, a destra, a sinistra, è una scelta tua. Forma tu il tuo alberello, come piace a te. Mi è rimasto un po' di spazio libero lì. Ci vedo un bel fil di ferro, quindi aggiungo tranquillamente, prendo una ciocca di lana e la rotolo tutto intorno. Così nascondo il fil di ferro dove si vede. E ci lavoro come sempre con l'ago infiltrisco questa parte nuova che ho aggiunto. Con la lana è bellissimo lavorare perché l'aggiunta la potete fare in qualsiasi, la puoi fare in qualsiasi momento. Là dove serve, vedi che manca qualcosa sul ramo, la avvolge un pochettino e la infiltrisce. Vuoi mettere qualcos'altro? Non c'è problema. In questo caso ho deciso di aggiungere un po' di neve. Bene, prendo e lo aggiungo. Parlo così perché questo tipo di materiale mi piace tantissimo utilizzare. Lo vedo molto versatile anche soprattutto è l'unico settore tra l'altro che conosco, quello delle bambole. Li puoi fare decorazioni, accessori per la bambola, poi parte la lana di per sé come materiale non ha limiti. Prima si fanno ancora parte dell'abbigliamento o anche l'abbigliamento con la lana, un materiale caldo. Per l'abbigliamento d'inverno, nei paesi freddi soprattutto, è un materiale indispensabile. Ora il mio alberello è pronto, facciamo una piccola prova, simpatico. Bene, deciso di decorare l'albero e farlo diventare l'albero di Natale, quindi ci metteremo qualche pallina rossa, qualche decoro. Per questo prendi una piccola ciocca di lana rossa, arrotolala tra le dita facendola diventare una piccola pallina. E adesso ti farò vedere come fa lavorare i piccoli piccoli oggetti tra le mani. Il principio è lo stesso di quando abbiamo lavorato con il tronco, lo metti tra le dita e ci lavori così. Perché così tu con le dita già schiacci la lana e infiltrisce molto più velocemente. Tra le dita veramente ci sono le maestre che lavorano solo tenendo e qualsiasi oggetto lavorano tra le mani, non lo appoggiano mai, lavorano sempre così con l'oggetto sospeso, sempre tra le dita. Quindi è una tecnica che se uno vuole lavorare la lana bisogna prendere. Poi infiltrisce direttamente sull'albero. Ecco, appendiamo le nostre giocattoli, decori all'alberello. Ovviamente le palline le puoi fare di tutti i colori, che siano rossi, gialli, azzurri, a scelta tua.
ho due tipi di rosso, adesso ne utilizzerò un altro, ma in realtà si sì, puoi utilizzare tutti i colori che vuoi, proprio come sull'albero vero. Decora il tuo alberello di lana. La prova. Ecco, in questo caso avevo fatto la prova con l'ovatta. L'ovatta non si infiltrisce praticamente, ma se fosse la lana così con filo corto sarebbe stato molto molto più bello a fare la neve. Quindi ecco, ti consiglio assolutamente di trovare la lana a filo corto per la neve. Se non ce l'hai, come vedi, si può fare tutto anche con quell'altra lana a filo lungo. Io sono determinata a metterle tanti, tanti decori, tante palline, quindi vado avanti. Mi dispiace assai dopo di coprirla con la neve, ma visto che l'albero sta all'esterno, un po' di neve ci cade sopra. Mio alberello. E ora strappo un po' di lana e la faccio scendere da sopra in giù, proprio come la neve vera. Cade da sopra e va in giù. Sopra la metto un po' di più. Va infiltrito come qualsiasi altra cosa. Bene, deve essere serrato, non è che la neve si deve togliere. Uno tocca l'albero e la neve cade. No, in questo caso non cade niente. Adesso prendo delle piccole ciocchettine e faccio altro po' di neve sui rami sotto, se esistessero i rami. Un pochettino qua e là ci metto altra neve sparsa su tutto l'albero. Ecco qua. In questa lezione abbiamo visto come fare la base e come fare gli alberi. Nella prossima termineremo
il nostro paesaggio, quindi faremo la casetta, metteremo gli alberi e soprattutto faremo un simpaticissimo pupazzo di neve, piccolissimo, ma fa comunque il suo effetto. Ah, dimenticavo anche la ringhiera. Per la ringhiera ho utilizzato dei semplici rametti di pino secchi. Quindi ti consiglio di trovarli per la prossima lezione. Rametti di pino, gli aghi praticamente di pino. Sì, faremo la ringhiera e faremo anche delle piccole parti del pupazzo di neve. Invece per oggi, ecco qua gli alberelli, sono pronti.